Così, ancora un po'. Metti dita al centro. La telefono, dai. Non parlare. Palermo, non parlare. Ecco, il messaggio di oggi è veramente importante. Tutte le comunità straniere si sono accerchiati per trainare il carro di Santa Rosalia e portarla fino alla fine. Io appartengo alla comunità islamica e ci tengo tantissimo, perché ormai è diventata anche la mia cultura, anche se non sono cristiano, ma sono devoto verso la Santuzza, che è protettrice della città in cui vivo e in cui abito. Infatti oggi tutti insieme portiamo questo messaggio: Santa Rosalia, aprici i porti. È un messaggio diretto verso Roma. Grazie. È bello perché è frutto della città, è lavoro di ragazzi, di ragazze, di giovani, e quindi è il pensiero che in questa città la cultura non passa soltanto da una, due persone, ma passa dalla volontà di tanti di fare e di promuovere. Si vedono tanti turisti in giro, questo è un segnale importante. È un segnale importante se noi sappiamo coglierlo, se sappiamo rivederci con gli occhi di chi arriva da fuori. Spesso non riusciamo a vederci, spesso noi vediamo soltanto il bicchiere mezzo vuoto. Invece è possibile immaginare un modo diverso di guardare la città partendo dagli occhi degli altri. Se ci vedessimo come ci vedono da fuori, forse riusciremmo a vederci meglio.